un riconoscimento importante per te, ma anche per il comune di Pagani, il fatto che tu sia stato delegato all'interno dell'Assemblea Nazionale del Lupi. Sì, un riconoscimento importante per la mia persona, ma in particolar modo per il territorio che rappresento, che sono orgoglioso di rappresentare. Essere componente nazionale del Lupi, Unione Province Italiane, è motivo di vanto ed orgoglio per quanto mi riguarda. Ringrazio il presidente Stianese che insieme agli altri colleghi consiglieri provinciali hanno ritenuto opportuno designarmi tra i delegati della provincia di Salerno nell'ambito del UPI nazionale e quindi cercherò di impegnarmi in modo costante e fattivo anche su quest'altro fronte. Le province con le modifiche che stanno per arrivare all'attenzione del governo sono molto molto importanti. La provincia di Salerno, che è una provincia che supera il milione di abitanti, ha quindi un compito molto molto gravoso ma stimolante nello stesso tempo, quello di rilanciare le azioni e l'operato per quanto concerne le proprie competenze. Quindi ci sarà maggiore ancora attenzione sulle nostre strade provinciali, sulle nostre scuole e anche su quelle situazioni che riguardano il rilancio delle attività inerenti e lo sviluppo della nostra bella provincia di Salerno. Quindi essere membro del Lupi nazionale sarà stimolante anche da questo punto di vista, quello di mettere all'attenzione degli altri colleghi dell'intera Italia problematiche che riguardano la nostra provincia, ma che riguardano in sostanza le problematiche che vivono tutte le province numerose e le province che hanno a che fare con delle criticità che possono essere superate solo con l'aiuto e il supporto di tutte le componenti. In quest'ottica l'UPI nazionale avrà un compito importantissimo, quello di coordinare tutti noi al fine di poter portare all'attenzione del governo centrale le esigenze delle nostre realtà, delle città metropolitane e delle province nello specifico.